Benvenuti a Klaus Condicio, nuova puntata. Oggi parliamo di un tema insolito per il nostro genere tradizionale, che affronta sempre questioni politiche o d'attualità. Oggi parliamo di giochi, però essendo i giochi un'emanazione anche dello Stato e delle istituzioni, c'entra anche la politica. Abbiamo con noi il vice direttore dell'agenzia Agico News, quindi la Bibbia dei giochi, assolutamente i più qualificati che ci sono in circolazione, il dottor Nicola Tani, in collegamento da Roma. Sì, esatto, buongiorno. Quindi lei già lavora e chiaramente per lei è alta stagione. Sì, assolutamente, operativi in pieno. In pieno, non è vero che i romani non lavorano, vogliamo smentire. No, luogo comune assoluto, assolutamente siamo grandi lavoratori. Senta, dottor Tani, allora, a me interessa, anche vedendo il suo intervento ieri a Classi NBC, molto interessante, l'analisi che lei ha fatto della distribuzione geografica dei premi. Andiamo per grado. Oggi il premio più importante è stato, se non erro, uno dei più importanti è stato distribuito a Genova, però la macro tendenza, lei segnalava ieri, al top c'è il Lazio. Come mai, visto che non è il Lazio la regione che gioca di più? No, in generale no, non è la regione che gioca di più, però nel caso della lotteria, un po' per tradizione, anzi molto per tradizione, perché è un gioco molto legato alla tradizione familiare italiana, nel Lazio si gioca, è la regione in cui si gioca di più alla Lotteria Italia, mentre per altri giochi sono altre le regioni guida dell'Italia, ad esempio la Campania, si va più al sud o la Sicilia o la Lombardia. Nel caso della lotteria il Lazio è in testa, ed è in testa poi anche nelle vincite. Abbiamo visto che dei primi premi, quelli che hanno dato vincite più grosse, tre sono stati venduti nella regione Lazio, quindi Roma e il Lazio rimangono la regione leader, almeno per il comparto lotterie, che però, come si legge in questi giorni sui giornali, è un comparto in forte crisi in questo momento, sì. C'è una certa disaffezione. Però lei ieri diceva in generale il Lazio leader nelle lotterie, non solo per l'Italia, giusto? Sì, per le lotterie assolutamente. Anche per le altre, tipo Gatte Vinci, Sisa, eccetera, il Lazio è sempre fa la parte del leone. No. Il Lazio è proprio leader nelle lotterie, mentre per altri giochi è sempre una regione fortissima a livello delle prime 5 in Italia, mediamente. Però nelle lotterie è nettamente la regione in cui si vendono più biglietti. La media di vendita, noi abbiamo calcolato in Agipro una media di vendita, circa il 20% dei biglietti venduti negli ultimi 3 anni sono stati venduti nel Lazio, quindi un biglietto su 5 viene venduto nel Lazio, ed è una percentuale veramente curiosa, molto molto importante. Mm-hmm. Senta, invece nel meccanismo globale delle lotterie, gratta e vince eccetera, com'è distribuita la macro tendenza? Chi vince di più? Ma vince di più la Lombardia, vince di più la Campania, diciamo che non c'è una tendenza unica, nel senso che alcune regioni sono effettivamente protagoniste di alcuni giochi, ad esempio nelle scommesse sportive la Campania, facciamo un esempio, è tradizionalmente la più forte e quindi il grosso delle vincite è concentrato in quella regione, però diciamo che dipende molto dal prodotto. Scusi, e perché la frequenza di gioco deve coincidere con la frequenza di vittoria? Non è logico? No, questo nelle grandi lotterie, nelle grandi lotterie è vero questo, nel senso che più biglietti si comprano in una regione, più statisticamente c'è possibilità di vincere nelle lotterie. Nei giochi di abilità, effettivamente, anche nei giochi di pura alea, cioè ad esempio il Super Enalotto, c'è invece un poco legame, diciamo, tra la quantità di colonne giocate o di giocate e le percentuali di la Lotteria Italia viene, scusi, non, anche perché lei diceva ieri Lazio al primo posto, poi va bene Lombardia, Emilia Romagna, Campania, ma la Toscana. Lombardia come giocate non è al secondo posto, quindi non c'è qualcosa di strano, no? Beh, il Lazio è comunque, come quantità di biglietti acquistati, è leader assoluto nelle lotterie, quindi no, per quanto riguarda la lotteria diciamo che è un comparto
molto, molto particolare del settore dei giochi, come dicevo in apertura, molto legato alla tradizione, quindi il Lazio, se la lotteria continuerà, perché questo ci dobbiamo anche chiedere in questo momento, probabilmente continuerà ad essere leader, stranamente, io sono d'accordo con lei su questa... volevo chiarezza, stranamente leader... Esattamente, però credo che in questo caso sia preponderante l'aspetto dei biglietti venduti. Naturalmente non c'è, trattandosi di una lotteria, non c'è una... Non c'è causa-effetto, cioè essendo lotteria non capisco perché chi gioca di più debba vincere di più. Non so se mi sono spiegato. No, perché è più probabile che i biglietti vincenti siano venduti nella... È semplicemente più probabile che i biglietti venduti siano venduti... Però, scusi, no, mi aiuti, perché non mi piace equivocare, e infatti l'ho chiamata per rigore anche delle informazioni. E non è che la maggiore frequenza debba coincidere con la maggiore vittoria nella lotteria. Quindi, certo, questo sono d'accordo. Il fatto che avvenga... ha una percentuale di caso, questo è sicuro. Però è casuale, però effettivamente quando in una regione, in una delle 20 regioni italiane si comprano il 20% del totale dei biglietti, è oggettivamente più probabile che le vincite vengano ottenute. Senta, in quella regione. Dottore, anche in quest'ultima edizione il Lazio ha fatto la parte del leone, giusto? Sì, esatto. La tendenza si è confermata. Sì, sì. E lei dice... quindi lei che spiegazioni dà? È casualità? Lei mi pare che dice è casualità, no? La prima spiegazione, non c'è, causa-effetto diciamo che è tarocco e lei non lo dice assolutamente. No, io dico soltanto che c'è una forte percentuale naturalmente di casualità come in tutte le lotterie, ma il fatto che in una sola regione venga venduto un biglietto su 5 obiettivamente aiuta il caso, cioè aiuta l'esito finale della lotteria, che spesso è... Sono d'accordo su questo, scusi, perché l'estrazione è totalmente slegata alle vendite, nel senso che vengono sorteggiati anche biglietti invenduti, o sbaglio? Sì, no, questo è verissimo. Quindi però... sono da quel po' di matematica che ho studiato, non c'entra nulla. No, noi diciamo che diamo un dato di supporto, di conoscenza per un'analisi della cosa. Cioè, però, quando leggiamo... Non la posso condividere dal punto di vista scientifico, nel senso che lo faccio ovviamente anche per stimolare la discussione, certo. Non per polemizzare con lei, nel senso che nell'estrazione il fatto che ci siano più biglietti venduti nel Lazio, che vuol dire che ci siano più estrazioni, anche perché i biglietti estratti ci sono anche biglietti invenduti, quindi si dà il presupposto che ci sia una cecità dell'estrazione, non so se mi sono spiegato. Sì, questo è vero, però se lei guarda, anche noi abbiamo allargato un po' la nostra analisi agli ultimi anni, abbiamo notato che, esclusa quella di ieri che è andata, come sappiamo, a Genova al primo premio, nelle ultime 14 edizioni della lotteria 7 volte il primo premio è andato al Lazio. È un dato che ci aiuta a ragionare sulla lotteria, su come va, quali sono i trend, insomma lei mi ha chiesto un trend generale delle vincite, noi più o meno riusciamo a dire questo, ovviamente. Ma io non sto polemizzando, nel senso che però la sua giustificazione, diciamo, sulla frequenza non mi torna, perché l'estrazione è slegata alla frequenza di biglietti venduti. Assolutamente. Quindi, però la quantità di biglietti venduta in una regione è superiore a quella venduta in moltissime altre regioni italiane, quindi nel paniere diciamo che ci sono più numeri venduti nel Lazio, se vogliamo semplificare. Ma 7 volte una leadership del Lazio, ok, però anche la Lombardia vende tantissimi biglietti, non è sempre in testa, o sbaglio? Esattamente, perché? No, ha ragione. Qui dobbiamo tornare un po' alla casualità della lotteria, nel senso che la lotteria ha dato spesso vincite alla Lombardia, però diciamo il dato, che non può essere scientifico perché totalmente empirico, è che spesso il primo premio finisce al Lazio, addirittura nella percentuale del 50%
30% nelle ultime 14 edizioni, tolta quella di ieri. Okay. Quindi insomma, il dato c'è, adesso. No, vabbè, ma io uso lei, dottor Tani, per il dato scientifico. Poi assolutamente. Lei sta dando un commento ipertecnico, quindi mi va benissimo perché lei è stato utilissimo. Poi chi vuole dire la sua, la dica liberamente. Certo. Gli ascoltatori si faranno una propria idea, ovviamente. A me servite voi, perché voi siete la Bibbia, siete attendibili. Vedo che le agenzie sono attente a quanto voi, anzi, pubblicate. Per fortuna sì. E quindi sì, è giustamente, perché siete sempre. Senta, per chiudere questa cosa invece sulla chiusura della lotteria e sui macro trend, chi va bene e chi va male? Allora, lotteria così così, no, per non dire la crisi, colpa di chi? Anche della RAI? Diciamo che, ecco, se le faccio un esempio, chi è appassionato e ha una certa, chi è appassionato di TV e ha una certa età, capisce a cosa mi riferisco. Quando c'era Fantastico, alla fine degli anni Ottanta, si vendevano sui 38 milioni di biglietti, adesso se ne vendono meno di 10, probabilmente questo è connesso anche alla quantità di audience, di telespettatori, certo, collegati alle trasmissioni, quindi non possiamo negare che ci sia un collegamento diretto, questo lo dicono anche i monopoli obiettivamente, cioè il fatto che una trasmissione televisiva collegata alla lotteria vada un po' meglio o un po' peggio condiziona anche la vendita dei biglietti, questo è certo, sicuro. È ovvio, qui si entra, è ovvio, nella frequenza dell'audience. Invece il macro trend, il macro trend in estrema sintesi è questo: vanno meglio i giochi in cui il giocatore sa subito se ha vinto o perso, questo è il macro trend sempre più forte. Quindi slot machine che danno con un giro di figure dicono se vanno, se si vince o no, il gratta e vinci che con una monetina ti dice se hai vinto o no, e tutte le formule di gioco che in generale danno una risposta immediata, naturalmente anche l'online, resistono però i grandi giochi, le grandi lotterie tipo il Superenalotto, che garantiscono comunque vincite grandi e sogni per i giocatori italiani. Però si dice che al Superenalotto si vince con più difficoltà. Beh, basta ricordare le possibilità di vincere, sono una su 622 milioni, e poi abbiamo visto quanto è stato difficile azzeccare gli ultimi 2-3 jackpot, l'ultimo addirittura. Esatto, tant'è che c'è stato poi un calo, no? Addirittura, non un aumento, cioè c'è stata una demotivazione, giusto? Sì, un calo di motivazione, come se, non so, 40 o 50 milioni di euro non interessassero a nessuno, e questa è un po' una cosa abbastanza grottesca, obiettivamente. No, infatti, però di fatto la difficoltà a vincere può avere, in questo senso, sì, un po' penalizzato, sì, le giocate del Superenalotto. Sì, che comunque rimane grande gioco. Rimane un gioco di Win for Life, come va? Molto bene, ed è appunto il supporto al Superenalotto, ai giochi di casa Sisal, sul fronte che le dicevo, quello della vincita immediata, cioè il fatto di sapere entro pochi minuti se si vince o si perde è per chi vince la Win for Life un elemento di interesse enorme. Prima cosa, dottor Tani, grazie per la sua disponibilità, l'Italia è leader o in Europa come siamo? No, non è leader, perché il leader è storicamente il Regno Unito. Inglese, giusto. Con circa 90 miliardi di euro all'anno di movimento, okay. Anche se lì hanno un sistema diverso, non hanno la SOGEI, non hanno quelle cose complicate che abbiamo noi, e c'è un mercato in grande crescita che è quello della Francia, e i prossimi a crescere saranno Germania e Spagna, però l'Italia è ben messa, intendiamoci. Bene, dottore, noi la ringraziamo e faremo commentare a altre persone. Grazie a voi. Andrà in on air sul sito domattina, già. Grazie, arrivederci.